Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TRCB Notizie che apriamo con la cronaca. Provvidenziale intervento nell'oasi protetta di Torre Guaceto da parte delle Fiamme Gialle della compagnia di Ostuni. I militari hanno scongiurato una probabile tragedia bloccando due pregiudicati brindisini che si esercitavano al tiro al bersaglio con una pistola da guerra sovietica. Il servizio. Un intervento fortuito, logisticamente opportuno e necessario per scongiurare quella che poteva a tutti gli effetti diventare una vera e propria tragedia. Due pregiudicati brindisini nei pressi dell'oasi protetta di Torre Guaceto si cimentavano nell'esplodere alcuni colpi di pistola. Uno, per fortuna, ne è stato solo esploso perché l'immediato intervento delle Fiamme Gialle ha scongiurato, come dicevamo, il rischio che i colpi sparati potessero attingere qualche automobilista di transito sulla 379. Su un muretto a secco dell'oasi, i due pregiudicati si esercitavano a sparare con una pistola, fra l'altro da guerra, di provenienza sovietica, risale al secondo conflitto mondiale, con il caricatore pieno di proiettili. Tre proiettili li avevano in tasca e uno soltanto era stato esploso, per fortuna senza causare parecchi danni, grazie all'immediato intervento delle Fiamme Gialle, che hanno bloccato i due e devono rispondere di due specifici reati. Spari in luogo pubblico, perché l'oasi comunque rimane un luogo pubblico, e possesso ingiustificato di arma da guerra, possesso e detenzione. I due si chiamano Walter Lococciolo e Danilo Romanelli, hanno 26 anni, sono entrambi brindisini ed ora dovranno rispondere di questi reati dopo la prova stub e soprattutto dopo la perizia balistica a cui sarà sottoposta la pistola che vedete inquadrata. I due soggetti avevano allestito una vera e propria linea di tiro su un muretto a secco e alle spalle vi era la 379. Alle 19:30, dove praticamente è piena trafficata con i turisti, i residenti che tornavano dal mare. Quindi abbiamo scongiurato conseguenze peggiori e gravissime. In conferenza stampa lei diceva che l'area di pertinenza dell'oasi è un'area di interventi costanti proprio per il flusso di sostanze stupefacenti dall'altra sponda dell'Adriatico e quindi diciamo è un'area che conoscete molto bene. Assolutamente sì, quotidianamente le nostre pattuglie di controllo economico del territorio sono H24 lungo la fascia costiera per reprimere i traffici illeciti in genere. Riassetto organizzativo all'interno della Guardia di Finanza di Brindisi, il pronto impiego viene assorbito dal gruppo Finanza, ce ne parla Stefania Franciosa. Dopo 18 anni si scioglie Brindisi la compagnia Pronto Impiego, nati nel 95 per contrastare il fenomeno del contrabbando di sigarette. I Baschi Verdi vengono assorbiti dal gruppo Guardia di Finanza di Brindisi. Solo una riorganizzazione interna ha assicurato il comandante Vincenzo Mangia. Alle unità che la compongono, che sono estremamente numerose e qualificate, vengono riassorbite nel prossimo gruppo di Brindisi, che avrà sede sempre a Brindisi. È un fatto organizzativo interno. Viene via però un nome che ha fatto un po' la storia dell'anticontrabbando, del contrasto ai traffici illeciti, di un reparto nato di finanzieri scelti con un addestramento speciale particolare, venuti in Puglia nel 1985 a supportare i reparti territoriali nella lotta contro il contrabbando di sigarette. Un reparto che si è distinto per valenza, organizzazione, capacità reattiva in ogni cosa, ha pagato un tributo di sangue, però tutto cambia, però sicuramente possiamo tranquillizzare, i Baschi Verdi saranno sempre a Brindisi, saranno sempre qualificati, forti, saranno in una struttura più complessa che li accomuna ai colleghi, si occupano della vigilanza al porto, all'aeroporto e lo svolgimento dei compiti ordinari istituzionali in quelle che sono le città di Brindisi e Mesagna. E ancora i militari della Guardia di Finanza di Brindisi, all'esito di una serie di controlli effettuati unitamente ai funzionari della Dogana, hanno sequestrato circa 18 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando marca Gold Classic. In particolare le Fiamme Gialle hanno individuato presso il varco doganale di Costa Morena, del locale Scarro Marittimo, un furgone Fiat Ducato con targa bulgara, appena sbarcato dalla motonave Sorrento proveniente dalla Grecia, all'interno del quale erano state occultate le sigarette di contrabbando. Il furgone è stato sequestrato, un responsabile di nazionalità bulgara è stato arrestato. E ora passiamo alla politica. Il coordinatore provinciale del PDL Vitali risponde all'europarlamentare Baldassarre in merito all'ipotesi di candidatura di Massimo Ferrarese a presidente della Regione Puglia. Sentiamo.
Botta e risposta tra l'europarlamentare Raffaele Baldassarre e il coordinatore provinciale del PDL Luigi Vitali. Come è noto, Baldassarre ha paventato nelle scorse ore l'ipotesi di una candidatura alla Regione Puglia dell'ex presidente della provincia di Brindisi, Massimo Ferrerese. Credo, aveva detto Baldassarre, ad un progetto di una vasta area che mette insieme tutte le forze moderate e riformiste che cambi gli assetti della regione. Pronta dunque la reazione del PDL. Baldassarre ha parlato a titolo personale, ha dichiarato l'ex parlamentare. Ferrerese non può essere il nostro candidato governatore, poiché la sua posizione non è chiara, non si capisce da che parte stia. Sia sulla provincia sia su Francavilla Fontana non ha disdegnato alleanze con partiti e personalità di estrema sinistra, non può essere dunque lui il rappresentante del PPE. Ferrarese continua Vitali e dà un lustro a suo agio nei panni di collante tra coalizioni che dall'estrema sinistra spaziano al centro cattolico passando per il PD. Qualità indiscutibili all'interno del traballante laboratorio, ma che secondo Vitali sono in contrasto con ben altre caratteristiche in dote al prossimo candidato del centrodestra alla poltrona di governatore. Sono sicuro, afferma l'Azzurro, che il candidato del PDL sarà il barese Schittulli, aggiunge Vitale, al momento l'unico nome autorevole che può contrastare le personalità di Vendola ed Emiliano. Acciaio Mare di Angelo Mellone è stato il quinto libro della 17ª edizione di Un'emozione chiamata libro, presentato ieri sera nella consueta cornice di Palazzo San Francesco ad Ostuni. Mellone, giornalista e scrittore nato a Taranto 40 anni fa, è attualmente capo struttura RAI, autore e conduttore di diversi programmi radiotelevisivi. Ha scritto un libro che è un'ode epico-guerresca con venature futuriste, come lo definisce. Finisce lo stesso autore, quindi non si tratta di un romanzo, nemmeno di un saggio, ma di un canto sull'industria che muore nel capoluogo ionico, tanto caro a Mellone. Vediamo il servizio. Quinto appuntamento con un'emozione chiamata libro, 17ª edizione, e arriva ad Ostuni Angelo Mellone, giornalista, scrittore, ideatore, conduttore di programmi, dirigente RAI. Acciaio Mare. Acciaio Mare lo hai definito un poema epico-guerresco, no? Nel tuo essere uomo di questa terra, che cosa rappresenta questo lavoro? Rappresenta innanzitutto il secondo pezzo di una trilogia che io sto dedicando alle radici meridionali. Io non sapevo di saper scrivere monologhi teatrali e lavori di questo genere, poi che di solito porto come performance teatrale. Siamo io, un'attrice, un videomaker e un DJ, per cui Acciaio Mare di solito viene anche raccontato con immagini, con musica e con due voci. Una trilogia che si chiuderà l'anno prossimo con Meridione a Rotaia, che sarà una specie di viaggio immaginifico che faccio sui treni locali di tutto il meridione. Acciaio Mare però è stato il pezzo più difficile di questa trilogia per una semplice ragione, perché interroga direttamente la mia biografia. Acciaio Mare ovviamente è dedicato alla questione dell'Ilva di Taranto. Oggi tra l'altro è un anno del caso che è cominciato il dramma di una città e di un stabilimento, che la magistratura, con gli interventi della magistratura, con i dibattiti sull'ambiente e tutto quello che ne è scaturito. Secondo me ne è scaturito soprattutto una devastazione dell'immagine di Taranto, che io quotidianamente, anche disperatamente, nel mio piccolo, ma come tanti altri, cerchiamo di porre rimedio. E che però dentro quello stabilimento c'è la mia vita. Io sono un figlio dell'acciaio. Mio padre era tarantino, mia madre è genovese. Mio padre e mia madre si sono conosciuti dentro l'Italsider. Si sono conosciuti dentro l'Italsider perché mio nonno, che aveva costruito, era uno di quelli che avevano costruito lo stabilimento di Cornigliano, è venuto a Taranto nel 68. Mio padre era un giovane, come tutti i tarantini, fu assunto come operaio per costruire lo stabilimento di Taranto. Mia madre ha lavorato 2 anni in Italsider e si sono incontrati lì. Quindi sono nato al tubificio, tra i laminatoi, quindi insomma lì è scoccato l'amore, poi insomma il resto è venuto dopo. Ho perso mio padre quando avevo 13 anni per una malattia legata al lavoro, legata al lavoro che faceva dentro il siderurgico di Taranto, ma ho scelto una strada differente rispetto a chi si lamenta dell'arrivo dell'acciaio Taranto. Io ho deciso di difendere la storia dell'acciaio. Mia madre mi ha detto una volta: tuo padre credeva in quello che faceva, credeva nella produzione dell'acciaio. Allora, siccome sono stato il primo che ha contato i morti di quello stabilimento, vere, le morti bianche, lì dentro sono morte 500 persone. La maggior parte dei quali figli non solo tarantini, ma figli di tutta la terra di Puglia. Taranto è una città che non ha un monumento per queste 500 persone, non gli ha dedicato una strada, una piazza, un ceppo, un vicolo, una viuzza, niente, non li avevano neanche contati.
Io non solo li ho contati, ma li ho anche cantati. Cioè, ho deciso di dedicare a loro e al loro sacrificio, al sacrificio di chi credeva, lavorando, di fare grande il Meridione attraverso l'industria. Finalmente, lo dico, per il poco che può valere, hanno il loro canto, hanno il loro risarcimento anche di tipo lirico. Tu dici un poema epico? Sì, è un poema epico. Perché io dico, a un certo punto, io non vi compatisco, io vi onoro. E l'onore ai martiri del lavoro, e a ciò io amare questo. Sentendoti parlare, mi sembra di poter dire che tu sei una di quelle rare eccezioni in cui un autore è anche un ottimo divulgatore, quindi avrai anche avuto delle letture straordinarie, dei riferimenti anche letterari particolari, teatrali, letterari. In questo momento che cosa stai leggendo o che cosa hai letto di importante da consigliarci, perché i libri dovrebbero rimandare ad altri libri necessariamente? Guarda, ho letto ultimamente Limonov di Emmanuel Carrère, della Delphi, un libro splendido. Come lettura estiva mi sto leggendo l'ultimo romanzo della mia amica Chiara Gamberale, Quattro letti d'amore e grazie, che devo dire è un romanzo da ombrellone, ma nel senso vero del termine, cioè è proprio un romanzo che è piacevole leggere al mare perché è bello, perché è carino, perché puoi dire è scorrevole. E per i 10 giorni di vacanza che spero di riuscire a fare, invece ho un vecchio conto in sospeso con Aristotele, per cui ho La politica di Aristotele, che è un tomone così che se non lo leggi nei 10 giorni di vacanza non lo leggerai mai, per cui quest'anno ho deciso di affrontare questa sfida, ma non la consiglio a nessuno però. È aperto i battenti ieri sera nella villa comunale della Città Bianca per concludersi domani, domenica 28 luglio, Ostuni da gustare 2013, il mercatino delle eccellenze agroalimentari sotto l'egida della Condotta Slow Food. Vediamo. Fino al 28 luglio si svolgerà nella Città Bianca la seconda edizione del mercatino delle eccellenze agroalimentari denominato Ostuni da gustare 2013, organizzato dal Comitato Mercatino Ostuni in collaborazione con la Condotta Slow Food, Piana degli Ulivi, Associazione Il Borgo Ostuni, con il patrocinio del Comune Assessorato alle Attività Produttive e il sostegno della provincia di Brindisi. L'intento è quello di favorire la partecipazione di produttori locali fortemente legati al territorio, sia per le razze animali che per le antiche varietà agrarie ancora coltivate che per le tradizioni gastronomiche. Nel corso del mercatino aperto dalle ore 18 alle 24 di sabato, nonché dalle ore 10 alle ore 24 di domenica 28, oltre all'esposizione di prodotti sono previsti i laboratori del gusto, workshop intorno ai temi dell'agricoltura sostenibile, delle produzioni legate al territorio, della corretta alimentazione e della gastronomia di qualità, oltre a visite ed escursioni pomeridiane nelle aree rurali di pregio del Parco regionale delle Dune Costiere. All'interno vi saranno stand dove saranno presenti numerosi presidi Slow Food regionali, oltre a quelli rappresentativi della terra di Brindisi, come il biscotto di Celia Messapica, il fico mandorlato di San Michele Salentino, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e il pomodoro regina di Torre Canne. Sarà possibile assaggiare i menù a chilometro zero con prodotti dei presidi Slow Food del territorio che saranno realizzati da alcuni ristoranti selezionati di Ostuni. Artigian Faso in mostra, si tratta di un'esposizione di manufatti artigianali che si sta svolgendo a Savelletri di Fasano fino al prossimo 4 di agosto. Vediamo il servizio. Fino a domenica 4 agosto nell'area portuale di Via Zara a Savelletri si terrà Artigian Faso in mostra, esposizione alla sua prima edizione di manufatti artigianali organizzata dall'associazione Artigian Faso presieduta da Federico Albanese con il patrocinio del comune. L'esposizione di manufatti riguarda produzioni dei soci artigiani di Artigian Faso ed avrà le due sezioni dell'artigianato dei manufatti e dell'artigianato d'assemblaggio, il settore relativo agli elettricisti, idraulici e fabbri. Questa è una cosa che abbiamo iniziato a progettare da questo inverno, quando mi venne l'idea una sera di realizzare una mostra dell'artigianato qui a Savelletri, e quando ne parlai ai miei associati furono subito tutti d'accordo su questa iniziativa, nella speranza che in questi periodi il nostro territorio affollato dai turisti magari diamo la possibilità ai nostri artigiani di mostrare i propri manufatti, i propri prodotti, affinché ecco, si possa anche prendere una boccata d'ossigeno a questo comparto che ultimamente insomma, non è che sta passando dei tempi buoni. Rispetto a questa iniziativa non possiamo che applaudire, essendo nostra intenzione quello di promuovere questa forma, quelle che sono le forme migliori dell'artigianato locale. Penso e
a quello che è l'intendimento di affiancare il marchio Fasano, questo marchio Deco, alle produzioni più tipiche che vedono la luce in questo territorio. E rispetto a questo intendimento devo dire che l'associazione Artigian Faso sposa appieno quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione. Questa è una buona occasione per tutto il turismo che va e converte qui, non solo da tutta l'Italia ma da tutto il mondo, quindi per il nostro artigianato e per i nostri prodotti DOC non può che essere ovviamente un trampolino di lancio per aprirsi a nuove frontiere. Artigian Faso in mostra potrà essere visitata con i suoi 20 espositori organizzati in diversi gazebo il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24 e i giorni feriali l'esposizione rimarrà aperta solo al pomeriggio e alla sera dalle 17 alle 24. E domani gara ufficiale del campionato mondiale di motonautica che si sta svolgendo a Brindisi, intanto sono iniziate oggi le prove ufficiali, vediamo. 23 equipaggi in rappresentanza di 13 nazioni si contenderanno la prova brindisina del campionato mondiale in Shore Formula 2 dopo le tappe di Stoccolma e Baku. Sono iniziate nel porto interno questa mattina, prima le prove libere, poi quelle ufficiali in attesa della gara vera e propria che avrà luogo nel pomeriggio di domani. La città di Brindisi è dunque in questi giorni la protagonista indiscussa della motonautica, con un evento di portata internazionale che si sta tenendo tra il seno di Ponente e quello di Levante. In città da ieri ci sono 350 persone tra piloti, addetti alla sicurezza e lavori tecnici, con un ritorno considerevole per l'economia del territorio. Numerosi gli eventi collaterali alla manifestazione che stanno registrando un successo di pubblico. I brindisini e non solo ieri hanno preso d'assalto la scalinata virgiliana per assistere ad alcuni eventi musicali. Istruttori federali stanno tenendo fra l'altro per i più piccoli mini corsi gratuiti a bordo di imbarcazioni offshore. L'evento si sta svolgendo a Brindisi, lo ricordiamo, per rendere onore ai campioni di offshore, i fratelli Danese. E comincia domani mattina quindi la pagina dedicata agli appuntamenti presso Lido Morelli, RRCB Beach Summer Tour 2013, 6 appuntamenti che accompagneranno ogni domenica d'estate dei vacanzieri e non solo lungo il litorale della costa ostunese. L'iniziativa è divenuta un classico dell'estate della Città Bianca, realizzata da RCB, Radio per Passione, in collaborazione con l'assessorato al turismo del comune di Ostuni. Musica, giochi e tanto divertimento in diretta radiofonica su RCB e le riprese integrali di RCB TV. Il primo appuntamento dunque domani mattina a Lido Morelli, prossima tappa invece sarà la spiaggia di Costa Merlata. E sempre domani alle 17 presso il boschetto Acquaro nella zona 167 di Ostuni si svolgerà l'undicesima edizione della mostra dell'amico a quattro zampe, giornata dell'adozione. L'evento si svolgerà in collaborazione con l'EMPA e l'assessorato alle attività produttive del comune di Ostuni. Ed ora chiudiamo con le notizie di ADN Cronos e le previsioni meteorologiche. Da parte mia è davvero tutto, come sempre grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Egitto, spari sui manifestanti, 75 morti, imprese, stretta sul credito, in un anno meno 41,5 miliardi. Cervia, lancio di banane contro Chiang. Drammatico bilancio degli scontri avvenuti al Cairo ed altre città egiziane durante le manifestazioni indette dai sostenitori ed oppositori del presidente deposto Morsi. Secondo fonti ospedaliere 75 persone sono rimaste uccise, 1000 i feriti. I fratelli musulmani accusano la polizia di aver sparato con pallottole vere contro i manifestanti. Sempre meno credito alle imprese italiane. In un anno i prestiti bancari alle aziende sono diminuiti di 41,5 miliardi, pari a una flessione del 4,2%. Contemporaneamente il debito accumulato dalla pubblica amministrazione verso le aziende ammonta a 91 miliardi. Lo rileva un rapporto di Confartigianato secondo cui una morsa stritola le nostre imprese. Con la gente che muore di fame e la crisi, sprecare cibo così è triste. Il ministro Chiang risponde così su Twitter ai suoi contestatori che le hanno lanciato banane durante il suo intervento alla festa del PD di Cervia. Sono quasi 3 milioni i lavoratori in nero in Italia. Producono un PIL sommerso di 102 miliardi e mezzo l'anno, pari al 6,5% del PIL nazionale, sottraendo alle casse dello Stato 43,7 miliardi di euro di gettito. Lo dice un'indagine della CGA di Mestre, da cui emerge che a livello territoriale la regione più colpita dal fenomeno è la Calabria.
assisteva a rassegne d'auto d'epoca e giocava a carte con gli amici, sebbene da ben 27 anni fosse ufficialmente affetto da una patologia agli occhi e percepisse dall'INPS la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Il falso cieco di 74 anni è stato scoperto a Mentana dai finanzieri di Roma. La truffa ai danni dello Stato è di 200.000 euro. L'ONU ha raggiunto un accordo con la Siria per un'inchiesta sull'eventuale uso di armi chimiche, senza però precisare se ai suoi ispettori sarà permesso condurre indagini sul posto. Le Nazioni Unite fanno sapere che due inviati speciali a Damasco hanno incontrato il vice premier e il ministro degli esteri siriani. Erick Thohir ha lasciato Milano per tornare a Giacarta. Il magnate indonesiano dovrebbe tornare nei prossimi giorni per chiudere la trattativa con la famiglia Moratti. La pelle di chi dorme poco invecchia il doppio rispetto a quella di chi fa sonni lunghi e tranquilli. Lo scarso riposo notturno non solo facilita la comparsa di segni sul volto e rughe, ma causa l'alterazione della barriera cutanea. Barriera che protegge da agenti dannosi come i raggi UV. Si allungano inoltre i tempi di riparazione della pelle. Ad esempio, una scottatura ci mette di più a disinfiammarsi. Ad affermarlo sono scienziati americani. I ricercatori hanno individuato differenze significative tra l'invecchiamento della pelle di chi dorme e chi no. In particolare, gli studiosi hanno utilizzato un sistema standard per valutare l'invecchiamento della pelle in base all'elasticità. Anche altri problemi come l'obesità sono legati alla mancanza di sonno. Ad esempio, il 44% dei partecipanti allo studio con problemi a dormire era obeso, il doppio rispetto a chi non aveva problemi a dormire. Una lieta e calorosa giornata a tutti voi, cari amici. Previsioni per sabato 27 luglio 2013. Arriva Caronte. Sì, l'infuocato anticiclone africano raggiunge l'Italia ricoprendola di afa e tantissimo caldo. Si raccomanda ai bambini e agli anziani di non uscire nelle ore più calde, mi raccomando. Al nord prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, salvo qualche lieve disturbo sui rilievi orientali, ma le precipitazioni saranno di poco conto. Regioni centrali sotto il sole cocente e l'afa sempre più opprimente, bisogna dirlo, per tutto il giorno. Poche nubi. Al sud il sole dominerà senza avversari i cieli delle nostre regioni che saranno sereni, vedeti o comunque poco nuvolosi. I venti spirano tutti debolmente da direzioni variabili, qualche rinforzo potrà esserci sul basso Adriatico. Vediamo le temperature previste con l'arrivo di questo Caronte. Minime, lieve aumento ovunque con valori compresi tra i 17 e i 25 gradi su gran parte delle regioni. Di giorno sarà comunque molto più caldo ovunque, con aumento anche della sensazione di afa. Al nord prevediamo 32-36 gradi, al centro fino a 38 gradi, specie a Roma, e 32-36 gradi previsti al sud. Bene, questo bollente aggiornamento si conclude qui. Amate la meteo e le sue previsioni, ma volete aggiornarvi anche su qualche notizia in tempo reale? Il nostro sito vi offre anche questo servizio. Clicca sul link News e Video e avrai le notizie aggiornate in tempo reale. Ilmeteo.it, l'informazione oltre la meteo.